Buongiorno amici miei e benvenuti a questa puntata di Mamma me lo compri. Oggi parliamo di un personaggio assolutamente incredibile, Deadpool. Allora ragazzi, questa è vecchia, non è una roba nuova, non è una cosa così, è introvabile, quindi ho fatto un po' fatica. L'ho presa perché io sono un amante di Deadpool, perché è un personaggio pazzesco. A parte i film che mi sono piaciuti molto di questo personaggio, io non so bene tutta la storia, quindi attenzione per quelli che mi rompono le palle, che non sai cosa dici, sei attento e dai informazioni sbagliate. L'ho già ripetuto, non è un canale di politica, è un canale di intrattenimento, quindi non è che io debba sapere tutto nel mondo di Google. Mi piace Deadpool perché principalmente è un personaggio che parlava con chi lo ha creato dentro la serie di fumetti, e soprattutto è un personaggio talmente ironico e talmente violento che queste due cose insieme lo rendono uno dei miei personaggi preferiti, un po' sulla scia di The Boys. The Boys ha questi personaggi cattivi, ironici, eccetera, eccetera. E Deadpool è il predecessore di tutti questi supereroi, che poi non è un supereroe, è un antieroe Deadpool in realtà. Credo che sia un antieroe, fatemelo sapere nei commenti se ho detto una stronzatissima. Se no, altrimenti possiamo proseguire con questa puntatina. Queste luci, se vi piacciono, che le vedete lì dietro, sono Ulanzi, le trovate nel link in descrizione. Sono piccole, costano poco. Questo è uno di quei box che non vanno assolutamente buttati, perché questo ne vale assolutamente la pena. Eccoli qua, l'altezza è di circa 46 cm, come tutte le NECA 1.4, e ha ben 33 punti di snodo, quindi 33 punti di articolazioni e molti accessori che andremo a vedere a brevissimo. Giriamo la scatola, guardate tutte le pose che può avere Deadpool, tra cui le armi anche in dotazione. Scatola dall'altro lato con altre pose e le sue battute simpatiche, e la scatola da davanti. La scatola da davanti è molto bella perché è molto in stile Deadpool fumettosa, e vedete anche qui questa parte molto carina che sale così, tutto molto 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 bello. Se rimarrà in piedi lo scopriremo durante questo video, quindi andiamo subito a sboxarlo. Questo canale sta diventando un hub centrale di scambio di informazioni e di storie, perché Mamma me lo compri non è solo unboxing, è anche tanto altro. Si aggiungono collaboratori strada facendo e io ringrazio tutti quelli che ci seguono veramente, e vi ringrazio se lasciate un like, vi iscrivete al canale e commentate. Lo so che non ci avete voglia, ma ci fareste un grosso favore, ma è sufficiente non commentare, perché tanto io vi vedo e che guardate, quindi non c'è nessun tipo di problema. Troverete questo Deadpool che pesa, è bella plastica questa è bella plastica. Troverete così inscatolato dentro il suo blister. Guardate anche il diorama dietro, molto figo, mi piace. Ogni volta NECA gli accessori sono inscatolati in modo da tirarli via spaccando la scatola, grazie NECA, e ogni volta lo ripeterò tutte le volte, come per tutti gli altri video che ho fatto delle tartarughe ninja, di Batman, eccetera eccetera, questi cazzo di ganci che vanno aperti ogni sacrosanta volta. Poi io devo montare e devo levare tutto questo in post produzione NECA. Se conosco Deadpool come personaggio, dite, la risposta è no, cioè sì e no, nel senso mi piace, ho visto il film, ho letto qualche fumetto, ma non sono un grande lettore accanito di queste cose qua. Mi piacciono le action figure, colleziono perché mi piacciono le scale 1.4 ultimamente. Cercando di rompere il meno possibile la scatola a questo giro, ma la vedo sempre una cosa molto improbabile. Infatti sono uscito dall'altra parte. Grazie. Pieno di accessori, raga, incredibile. Toys Photography tutta la vita. La scatola alla fine dovete buttarla, perché quante armi, madonna. Guardate Deadpool. Allora, lo porto un po' più avanti e poi lo andiamo a vedere nel dettaglio come in tutte le nostre puntate. Io direi di partire al contrario, partiamo dai punti di snodo e poi andiamo a vedere lui nel dettaglio. Punti di snodo 33 o 32, non mi ricordo più. Abbiamo la testa che ruota, eccola, guardate, a 360 la risposta è sì, olè, testa che ruota e che su e giù fa pochino. Spalla, gomito, vedete, spalla, gomito, e gira anche al contrario. Questo è un po' più loose, sarà più vecchia. Manina che ruota. Altro braccio. Questi vanno proprio in alto, raga, perché non ha bloccaggi strani sulla parte. Guardo di là perché c'ho il tablet, perché sulla parte qua che blocca le cose.
Poi abbiamo il torso che ruota di non tantissimo perché la cintura lo tiene fermo, e questa parte che vedete, bello questo. Questo non ce l'hanno tutte le NECA nuove, eh. Questa è una cosa molto figa per metterlo in posa. La parte del bacino ha una sorta di gonnellino PVC che poi andiamo a vedere nel dettaglio, e gamba da smollare senza spaccarla, fate piano, non arriva troppo in alto, queste si muovono delicatamente, vabbè. Poi abbiamo gamba che fa una leggera rotazione senza spaccare niente, e il ginocchio, come potete... Questa forse si è un po' scassata, eh? E il ginocchio che fa questa torsione, cioè che fa questa torsione che... Madonna ragazzi, che lagna queste... Madonna, spacchi tutto, eh? Piede, ruota, punta, che sale, si abbassa e in modo molto... Oh, porca zozza. Questa punta leggermente bloccata dovrebbe farlo, e il piede che si muove anche lui. A snodo, vedete? E ruota, si mette, facile. Scarpa bella, ah, belle sotto, poi ve le faccio vedere. Lo vedete con le spalle totalmente rivolte all'indietro, perché per posarlo, ovviamente essendo una vecchia NECA, è impossibile, non rimarrà mai in piedi. Non ditemi ma dipende come lo posi, cazzate, palle, tutte stronzate, perché ogni volta che lo mettete, anche da quelli piccoli a grossi, NECA in un modo o nell'altro cercano di volare giù dalla mensola. Quindi ragazzi, cazzate, né Batman, Tartarughe Ninja, Deadpool, niente della NECA rimane in piedi. Dovete pedinarli, no, dovete piedistallarli, perché altrimenti cadono di continuo, li appoggiate a un muro o cadono. E se mi venite ancora a dire oh, ma guarda che è perché non sei capace, io vi ammazzo, perché sennò venite a casa mia e la facciamo così, cioè venite che poi vi faccio vedere che ho ragione. Boh, fine. Ok, ora partiamo da Deadpool. Ragazzi, Deadpool, guardatelo, molto sbilanciato, petto più pesante di gambe e braccia, quindi va tutto in avanti ogni volta, è proprio di un peso incredibile, proprio sbilanciato, fatto bello ma fatto un po' di così. Lo sculpt del viso, niente tessuto, tutta plastica, anche se è una plastica che richiama molto il caschetto di Deadpool. Guardate, e infatti è fatta molto bene, vedete la texture che gli passa anche tutto qua, molto molto carino. L'occhio bianco e lo sguardo con un occhio chiuso da sclerato sicuramente è simpatico, quindi non ha una faccia neutra, ma ha una faccia che sta dicendo qualcosa. Per la Toys Photography è molto bello anche da vedere. Passiamo dietro al collo. Allora, dietro il collo, diciamo che questo aggancio che c'è qua dietro non è fatto benissimo, perché non è molto nascosto, vedete, potevano fare una maschera magari in tessuto che proseguisse e nascondesse questo innesto, che però da dietro non è che lo vediamo spesso. Proseguiamo davanti, collarino che si muove, la risposta è no, vedete anche il petto richiama la texture della faccia, del viso, sotto questo può venire via che è il portarmi e del portaspade, non c'è una cura così maniacale per quanto riguarda la parte del torace laterale, ha degli addominali ma questa è plastica nera senza sfumature, senza niente, quindi gli hanno messo centrale questa cosa qua, e questa è proprio liscia, 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 ganci fake, e parte della spalla che non mi piace per niente. Questa parte lucida non mi piace, l'ho comprata solo perché io amo Deadpool, ma in realtà questa spalla fatta così, lucida, vedete qua, è brutta, cioè nel senso non volevano farla diversa probabilmente, ma è brutta visivamente, cioè non è bella, a me non piace, poi magari a voi potrebbe anche piacere, per l'amor di Dio, eh. Dietro abbiamo il suo portaspade,
e come potete ben vedere è fatto in PVC morbido che viene via. Dietro la schiena la stessa problematica del davanti, ossia la plastica nera è liscia e non è lavorata. Il centro invece è molto figo con questa texture che richiama il tessuto. Parte dietro del bacino, qua iniziamo ad avere delle cose più interessanti. Perché? Perché questa cintura super accessoriata, vedete che è bella e viene via. La risposta è una domanda... interessante, la risposta è no, io non la tiro via perché ho paura di romperla. Alla cintura c'è da dare atto che hanno fatto un lavoro non fatto male per niente. Vedete tutta questa parte degli accessori sulla cintura. Io ragazzi guardo di là sempre perché ho l'iPad dove vedo i fuochi. Vedete? Questi sono fatti bene, sono stati curati e la cintura è collegata, si muove leggermente ma neanche più di tanto. Vediamo il braccio di Deadpool, muscoloso, questa parte, questi due innesti tra il lucido e l'opaco e tutto il resto a me fa abbastanza cacher, però non mi piace, questa parte qua non mi piace perché è troppo liscia, cioè si vede che non è lavorata, è proprio una roba fatta perché dovevano farla e quindi non ci piace. Vediamo il gomito, l'articolazione è comunque nascosta decentemente, il braccio ruota, vedete? Articolazione nascosta decentemente comunque da questo innesto, quindi non male. La mano invece è fatta bene, anche l'avambraccio, dai, la mano non c'è niente da dire, secondo me questa spacca, questa è fatta bene. Il braccio davanti fa cagare perché abbiamo questo innesto che si vede alla grandissima proprio, cioè una roba orribile da vedere, dovete tenerlo con le braccia così, brutto, 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 brutto. Poi parte degli addominali, cintura l'abbiamo vista prima, scendiamo altezza anca, quindi gambe e bacino. Allora, gambe e bacino, diciamo che Neca ha avuto un'accortezza sul fatto degli accessori, si è concentrata molto sugli accessori di Deadpool, che sappiamo che è un personaggio che uccide con le più svariato tipo di armi, armature, guardate anche la cinghia dietro la gamba, molto molto carina, guardate qua, molto bella questa qua. Dietro le ginocchia abbiamo gli agganci qua che, raga, questi, vabbè, si vedono troppo secondo il mio punto di vista e questi ve li dovete tenere così. Purtroppo è così. Scendiamo, ginocchiere frontali, belle, fatte bene, con le borchie, quindi niente da dire, gambe storte come tutte le NECA, perché è così, non c'è niente da fare. Scendiamo, scendiamo, scendiamo e ci sono dei tasti, ecco, c'è... una nota dolente, che secondo me è una nota molto dolente, ve la faccio vedere, vediamo se riesco a farmela vedere. Vedete questo perno, che è il perno che fa ruotare il ginocchio? Guardate quanto si vede, l'hanno fatto di questa plastica rossa, che non è uguale alla tuta, e questa cosa fa abbastanza cagare. Fa cagare perché è brutta, proprio brutta, cioè sono brutte. Vabbè. Scendiamo, andiamo nella parte dei piedi, guardate, ecco, gli stinchi rovinati, bella la texture, carina, e sempre dei porta oggetti anche sui parastinchi. Carino, carino, dai, non male, polpacci fatti boh, un po' a cazzo, però vabbè, comunque niente. Una cosa volevo farvi notare, che ci sono delle sbavature di painting, eppure è originale, qua, guardate qua che schifo. E guardate qua pure, dov'è che era? Boh. Qua sotto. Ecco, guardate qua, vedete? Allora, a me non interessa perché... allora, a me questa cosa delle sbavature interessa relativamente, perché a me non sono uno di quei collezionisti che sta lì a guardare ste robe. Però devo dire che, cioè, queste sbavature sulla NECA originale è un po' brutto, eh? Proseguiamo coi piedoni. Proseguiamo coi piedoni. E devo fare una nota a NECA interessante, che è quella della suola delle scarpe, perché sotto, molto figo, guardate, snap, col punto esclamativo. Questo lo trovo una chicchetta, potevano evitarselo, tanto hanno trascurato molte altre cose, ma questo è molto, molto, molto carino. Direi che Deadpool lo abbiamo visto, di accessori ne abbiamo una tonnellata e mezza, queste due bellissime katane che solo loro valgono forse l'acquisto, non lo sappiamo. Guardate, ve le faccio vedere. Eccole qua, sono gigantesche, sono veramente, veramente gigantesche e fatte super bene. Guardate le incisioni sulla plastichetta, una nera e una rossa. Anche belle lunghe, guardate.
Bella, tosta, guardo sempre nell'iPad per vedere se vi c'entro l'inquadratura. Bella, questa è fatta bene. Poi abbiamo il coltello che andrà, immagino, nello stinco, poi dopo vedo dove metterlo, guardate qua. Una pistola gigantesca alla Deadpool, proprio tranquillamente nel suo stile, fatta discretamente bene, non benissimo. Questo, che non mi ricordo mai come si chiama, ma è come le armi, le tartarughe ninja, non mi ricordo il suo nome. Guardate qua. Ok, questo è un Uzi, dovrebbe essere. E la cosa figa di questo, ragazzi, ve lo faccio vedere da più vicino, è innanzitutto il logo di Deadpool e poi se lo giriamo troviamo delle scritte. Cioè, nel senso, guardate qua, bello. Deadpool's Gun è molto customizzata, anche la scritta piccolina là in alto, me la vedete. Ecco, vedete il pupazzetto che ce l'ha attaccato. Bella, questa è fatta bene. Un cazzo di fucile gigantesco. Enorme, un fucile mezzo da cecchino e mezzo mitra e mezzo tutto quanto, con un caricatore legato, con un elastico a fianco, anche questo dettaglio fatta molto carina, chissà se l'hanno riciclata da qualche cosa. Caricatori di scorta carini anche questi, guardate dentro si vede il proiettile disegnato, carino carino. Per finire, accessorio ma non accessorio, il portaspade che va messo dietro nella schiena, in quella parte di PVC morbida che abbiamo visto di Deadpool. Per quanto riguarda le mani, ne ha già su due e ne ha altre due paia, che sono, queste sono fatte molto bene, guardate i guanti, carine queste qua ragazzi, queste, tanta roba, belle queste qua, molto belle. Qui invece abbiamo due mani, una aperta col simbolo delle corna, guardate, Deadpool, bellissimo, questa è fighissima, e dietro un altro guanto normale per portare un'altra arma. Un guantino a forma di... e funzionale perché terrà in mano, immagino, le spade, quindi molto molto carino. Questo Deadpool in scala Nega 1.4 Epic Marvel Ultimate è da acquistare, se lo trovate, è da trovare, si trova, sì, potete chiedere a Mondo Action Figure o potete cercarla nel caso lui non l'abbia. Ne vale la pena? Allora, ci sono Nega 1.4 molto più belle, tipo come quella di Batman e via dicendo. Io, ripeto, ho comprato quella di Deadpool perché sono un amante di Deadpool e non volevo una. Se non avessi comprato questa, avrei comprato la scala 1.2, quindi forse magari anche no. E quindi niente ragazzi, molto sbilanciata, come dicevo le note negative sono quelle, molto sbilanciata, punti di snodo che si vedono e non una particolare cura soprattutto sulla parte nera della plastica, molti accessori quindi molto posable, ma se poi è posable e non sta in piedi siamo appunto è a capo, quindi NECA nel tempo si sta migliorando su questo aspetto, ma comunque rimane una figure che per rimanere in piedi devi tenerla coi fili o i cavi o le pedane o quello che vi pare. Se il video vi è piaciuto e se io vi sto un po' simpatico, potete mettere un like, potete iscrivervi al canale e supportarci. Ciao!